Oggi lo scandalo degli scandali è che entra in Italia violando le leggi italiane, forzando il blocco italiano, tentando di andare addosso alle motovedette italiane, una nave con a bordo immigrati clandestini, il cui capitano, alla guida della quale c'è un parlamentare della Repubblica Italiana. Tale Palazzotto, esponente di tipo possibile SEL, non lo so, della sinistra radicale, cioè di gente che da decenni si batte per portare in Italia l'immigrazione clandestina incontrollata, che per questo è stata bocciata in tutte le elezioni possibili e immaginabili, perché la democrazia, e con la democrazia gli italiani hanno detto che l'immigrazione incontrollata in Italia non ce la vogliono. E allora queste persone, che non hanno avuto i voti per fare le cose che vogliono fare, hanno deciso che le fanno lo stesso, e chi se ne frega delle leggi italiane, e chi se ne frega degli italiani che gli pagano lo stipendio. Loro o comandano loro o comandano loro comunque, un po' quello che il comunismo ha sempre fatto: o comando o vinco le elezioni o farò di tutto per sabotare le leggi dello Stato e comandare lo stesso. Era lo stesso principio del terrorismo, è lo stesso principio che abbiamo visto col terrorismo negli anni 70, era lo stesso principio che abbiamo visto con l'eversione di chi, essendo minoritario, decideva di comandare lo stesso. Se non vinco io, le leggi dello Stato sono leggi ingiuste, e allora le imporrò con la forza. È esattamente quello che sta facendo oggi, che stanno facendo oggi questo Palazzotto e quelli che lo sostengono. Noi abbiamo una serie di cattivi maestri, Gad Lerner, Saviano, che stanno lì a dire che è giusto violare le leggi italiane perché sono delle leggi ingiuste, e abbiamo un parlamentare pagato per scrivere le leggi che, siccome non è capace di scrivere le leggi, sta lì a violare apertamente le leggi italiane con lo stipendio pagato da voi.